Motore. Fisica, scena 1, 17esima. E azione. Dopo l'assegnazione a luglio 2022 del bando da 1 milione di euro del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ex Ministero dello Sviluppo Economico, e dopo una prima dimostrazione al pubblico lo scorso 5 giugno al cinema La Compagnia, il progetto Prato Figital è arrivato alla conclusione e ha svolto la restituzione al pubblico degli inaspettati risultati della sua sperimentazione. Il progetto, che vede Fondazione Sistema Toscana capofila di un raggruppamento di 9 partner, pubblici e privati, ha mostrato tutte le possibilità dell'applicazione della tecnologia 5G in campo cinematografico audiovisivo. Martedì 11 luglio a Manifatture Digitali Cinema Prato è stato allestito il modello di un teatro di pose virtuale, grazie al quale, tra live action e oggetti digitali, come i tessuti provenienti dall'Archivio Marini e dal Museo del Tessuto, insieme a copricapo e ai prototipi dei costumi della fiction I Medici, sono stati battuti i primi ciak del cortometraggio Il Magnifico Tessuto, diretto da Tobia Passigato, una produzione Indiana Production. Il corto è stato trasmesso in diretta nell'aula sartoria di Manifatture Digitali Cinema, a dimostrazione di come la rete 5G possa consentire la trasmissione veloce, senza cavo, di file video pesanti. Si aprono enormi prospettive perché, come ci ha anche illustrato il regista di questa, di questo piccolo corto, è possibile in questo momento utilizzare questi archivi digitali con grande elasticità e con grande trasformabilità. Quindi in real time, quindi in un tempo reale, il regista, lo sceneggiatore, il produttore può constatare come cambiano le scenografie e come migliorarle, quindi qual è il risultato al quale si può arrivare in un lampo, con un minimo sforzo e quindi con un costo realmente contenuto. Per quanto riguarda le imprese, invece, l'altra parte del progetto si basa sulla trasmissibilità di questa, di questi dati attraverso il 5G. E il 5G è la frontiera oggi per le imprese, perché grazie al 5G e l'utilizzo dei device noi possiamo in qualsiasi parte del mondo, con i nostri cellulari, con i nostri iPad, fruire di questi archivi digitali, e questa è una grande opportunità per le imprese. Abbiamo ulteriormente integrato la nostra rete con funzionalità di edge computing, tali che ci hanno permesso di ridurre la latenza a pochi millisecondi affinché i video vengano fruibili nel miglior tempo possibile. Nel raggruppamento di Prato Figital anche il comune di Prato, che ha da sempre creduto nelle potenzialità di Manifatture Digitali Cinema. Noi abbiamo intercettato fondi PNRR per finire anche l'altro pezzo, quello che manca, e per allargare ancora Manifatture. Poi sapete, non so se farò in tempo perché non so se arriva un fondo alla legislatura, ma la mia idea è anche di provare a trovare altri spazi per gli assessorati che insistono qui in Santa Caterina, proprio per lasciare a Manifatture ancora più agio e più spazi. Vuol dire che noi questo ci puntiamo molto. Un posto che non c'era, adesso c'è, è un posto che tiene insieme la tradizione del cinema che a Prato è sempre esistita ed è sempre stata molto, molto profonda. Domani sera il tributo a Carlo Moni qui a Prato, mentre a Firenze c'era quello a Francesco Nuti, insomma Roberto Benigni, non ve lo sto a dire, e tantissimo altro. E poi le nuove tecnologie digitali. Prato si candida ad essere il punto di riferimento per il cinema regionale, e con una certa ambizione non solo. Qui l'ultimo cartone animato di Dalò, insomma, nel senso, sta succedendo e succederà ancora tanto. Grazie a Prato Figital, la Toscana saprà offrire alle produzioni cinematografiche, audiovisivi, supporti e spazi per le produzioni tecnologicamente avanzati, che la renderanno sempre più appetibile e attrattiva. Possiamo dire che con oggi si mette la prima pietra di quella che potrebbe essere la prima realizzazione VR, Virtual Reality, un teatro di posa che dovrebbe vedere la luce a Prato, in questi spazi e in spazi ulteriori, come speriamo, in cui sarà possibile non solo lavorare a progetti audiovisivi innovativi, ma anche far partecipare da remoto nuovi operatori, nuovi studenti e nuove capacità imprenditoriali che stanno dentro l'industria creativa che a casa in Toscana. A sottolineare come il progetto sappia coniugare tradizione e innovazione, antichi mestieri come quelli legati al tessile a Prato con le più moderne tecnologie digitali, è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
Il Magnifico Tessuto sarà il cortometraggio che vediamo, in realtà da quella che è la dimensione più propria di Prato e quindi i magnifici costumi, la capacità di esporre e vivere in una dimensione di cinema virtuale ma contemporaneamente collegata alla nuova frontiera del 5G su cui Prato è una delle 5 città che a livello italiano hanno vissuto sperimentazione e investimenti, ecco l'investimento di 1.100.000 che noi abbiamo fatto per arrivare a creare questa virtual community che attraverso manifatture digitali fa vivere un salto di qualità al teatro, al cinema, entrando nella dimensione multimediale del metaverso e portando ad essere in qualche modo capitale della Toscana sotto questa dimensione la struttura di manifatture digitali di Prato.